buona domenica. Oggi per i servizi al cittadino parleremo del simulatore dell'onere di riscatto per i periodi di studio universitario. Questa funzione è stata implementata all'interno della funzione di presentazione delle domande di riscatto di laurea ed ha la finalità di supportare gli utenti nei percorsi di orientamento ai fini della valutazione dei periodi utili per il calcolo dell'onere di riscatto. Come vediamo dalla grafica, la funzione in argomento è raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it con il percorso prestazioni e servizi, tutti i servizi, riscatto della laurea e simulazione di calcolo. L'accesso è consentito all'utenza tramite il PIN dispositivo oppure dalla Carta Nazionale dei Servizi o dal Sistema Pubblico di Identità Digitale dello SPID. Questo strumento è stato esteso alla gestione pubblica, quindi è possibile effettuare il calcolo contributivo sia nella gestione pubblica che nella gestione privata. Bisogna ricordare che questo strumento calcola l'onere di riscatto sulla base dei dati immessi e con riferimento all'anno corrente. Questo importo ha una mera valenza orientativa perché il calcolo effettivo potrebbe discostarsi, cioè il calcolo ufficiale che scaturisce dopo la presentazione della domanda. E inoltre l'onere è determinato sia con il sistema retributivo o con quello contributivo. Vediamo, rientrano nel calcolo del sistema retributivo tutti i periodi precedenti al 1 gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 2011 se il richiedente ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Rientrano invece nel calcolo contributivo i periodi successivi al 31 dicembre 1995 se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione e tutti i periodi successivi al 31 dicembre 2011. Una volta effettuato il calcolo contributivo, il sistema richiede altri dati, cioè l'anno di iscrizione all'università, il numero delle rate in cui frazionare il pagamento e i periodi da riscattare dalla AL afferenti lo stesso anno solare. Le ultime cose da dire sono che questo onere di calcolo contributivo si richiede anche i 12 mesi di retribuzione, gli ultimi 12 mesi di retribuzione. Il calcolo è stato aggiornato secondo le ultime novità normative che decorrono dal 29 gennaio 2019 e ove vi fossero delle necessità è sempre possibile scaricare il manuale dell'utente presente sul sito www.inps.it. Grazie e ancora buona domenica.